I vertici di SEL sfiduciano Lauri, scrive il quotidiano Il Piccolo. L'onorevole Pellegrino si dimette da capogruppo in consiglio regionale. Perché? Perché la sua intervista al giornale ha scatenato un vespaio dicendo sostanzialmente, annunciando il suo sì alla riforma costituzionale, quindi sostanzialmente netto contrasto con la linea di partito. Sossi, ex SEL, tra l'altro SEL a livello nazionale sostanzialmente dovrebbe diventare qualcosa di diverso. In ogni caso c'è una posizione di Lauri che insomma è molto differenziata da quella del partito. Ma credo che quando una persona decide che, no, la linea fino adesso intrapresa da Sinistra Ecologia sia sbagliata, penso sarebbe utile che uscisse dal partito, non utilizzasse il partito per, no, per propri fini personali o per interessi personali, ma uscisse dal partito come è già successo e andasse a forzare le file del Partito Democratico o di altre situazioni, perché il problema, Lauri lo sa benissimo, lui non è là perché no, una mattina si è svegliato, si è trovato in consiglio regionale, c'è stata, no, una campagna elettorale, lui è entrato in consiglio regionale con Sinistra Ecologia e Libertà, Sinistra Ecologia e Libertà ha una linea collettiva votata dal Consiglio Direttivo Nazionale e quindi dell'Assemblea Nazionale, quindi lui è vincolato a questa linea, non è possibile che uno decida di parlare per conto suo. Se decide di parlare per conto suo è liberissimo, siamo in piena libertà, esce da Sinistra Ecologia e Libertà e fa le battaglie che gli interessano.